Ciao ragazzi, qui Gabi ed eccoci al secondo episodio di Skyrim, il mare dei fantasmi. Nello scorso episodio siamo attraccati con la nostra nave in quest'isola con un'antica rovina Dwemer che al suo interno aveva un mago fantasma e un paio di ragni nanici che mi hanno dato un sacco di problemi. Bene, ora devo trovare un modo per sconfiggerlo perché è veramente potente. Allora, per prima cosa mi metto un'armatura, devo essere più difeso. Ok, questa delle guardie di Riften a cui l'ho rubata ad una guardia tempo fa mi sarà utile, mi dà almeno un po' di protezione. Ok, e come armi mi metto di nuovo la spada orchesca dell'ustione perché ho ancora un po' di fuoco dentro. È più potente con la magia. L'altra invece è senza magia, quindi non mi sarà molto utile. Bene, allora per prima cosa. Aspettate, è vero, posso fare il tasto rapido. Arco imperiale, tiriamogli qualche freccia da lontano per indebolirlo. Perché lui è ancora qua fuori che mi aspetta. Il bastardo, vieni. Dove sei? Vieni fuori. È tornato dentro? No, ho paura di no. Beh, sembra che se ne sia andato. Forse è tornato dentro. Allora mi ripreparo la spada. Andiamo a dare un'occhiata. Adesso me lo trovo davanti. Boom! Ci sei? Ok, non c'è più. In qualche modo è scomparso. Meglio così. Però se c'era il suo fantasma da qualche parte ci deve essere anche il suo cadavere. Ragni nanici, sono morti tutti. Bene. Andiamo a dare un'occhiata a questo posto. Cos'è stato? No, è ancora qui. Adesso sta scendendo. Muori! Non mi avrai! Questo qua mi toglie un sacco di vita, allora. Ah, mi sono anche scaricato la spada. Vediamo se riesco ad ucciderlo comunque. Dai! Ok, ce l'ho fatta. Dai, no, 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 non ricaricarti la vita. Ok, infilzato. Sangue di fantasma, da quando è qua? I fantasmi perdono sangue. Vabbè, ragazzi, questo è Skyrim, dai. Prendiamoci anche una torcia, me ne prendo una. Magari ci può essere utile nei luoghi bui. Anche le sue vesti, dai, mi possono essere utili più avanti se devo usare la magia. Ecco, che vi dicevo, c'è il suo cadavere. Ah, First Dragon Guard Key, aveva una chiave. Bene. Nient'altro. Niente di utile. Continuiamo ad andare su. Ah, ma è solo una stanza. In praticamente è solo una torre con questa cosa al centro. Il diario di questo Deras è qui sopra. Forse devo darci una letta per scoprire qualche indizio in più su questa storia. In pratica questo Deras era un mago che faceva parte della stessa ciurma di Argoth, ovvero il fantasma che abbiamo incontrato nella prima isola, che si è disperso e in pratica questo Deras stava cercando appunto Argoth che non tornava più. E era qui in cerca di fortuna, stava studiando queste antiche rovine Dwemer per trovare la loro tecnologia e sfruttarla per potenziare le sue navi. Solo che è successo un casino e forse è morto. Magari da quei ragni nanici l'hanno colto di sorpresa e l'hanno ucciso. E ha parlato anche delle nostre chiavi che stiamo cercando e ha detto che servono per aprire una porta che si trova su un'isola, il Dragon Guard Outpost. Però noi ne abbiamo solo due, mi pare. Quindi ce ne manca ancora una per aprire la porta che si trova al Dragon Guard Outpost. Beh, usciamo da questo posto. Penso che abbiamo preso tutto dalla torre. Ok, salpiamo per una prossima isola. Addio, torre di Bumps. Adesso salpiamo. Vediamo. Oh, chiudo gli occhi. Ne scelgo una a caso. Quella! Quella! Ayald Island. Tu sarai la prossima isola che visiterò. Magari adesso le cose si faranno un po' più difficili, ho questa impressione. Oh, guardate, c'è neve dappertutto, siamo veramente lontani da Skyrim. Siamo ai confini del mondo. E il nostro vecchio Rograr, anche con questo bel tempo, si beve una birra, eh? Sei sempre il solito. Vabbè, dammi un paio di informazioni su questo posto. Lo conosci? Lo conosco bene, sono nato qui. Prima che il villaggio è stato attaccato mentre ero ancora un ragazzo, sono scappato con mio zio. Ma i miei parenti e la mia famiglia sono stati uccisi. Gli Ajald
erano vicino allo scalo di Solstheim. E l'isola di Ajal non fa parte di Skyrim. Non hanno lo Jarl e non hanno nessun legame con i re di Skyrim. Nessuno sa cosa è successo agli Ajald o chi ha attaccato il villaggio. Non ha mai avuto la forza di mettere il piede su questa isola. Ok, abbiamo un obiettivo. Dobbiamo trovare un cimelio di famiglia per il buon vecchio Ragnar. Beh, non ti preoccupare, Ragnar. Ci penso io. Tanto sono il tuttofare io, faccio tutto. Ho il coraggio, guardate che palle che ho. Io ho le palle di mettere i piedi sull'isola. Sono il re. Ah, no, 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 no! Aiuto! Lupi! Ok, no, dai. Sono fortissimi questi lupi. Lupi dei ghiacci. Aiuto. Ok, ragazzi. Lupi bastardi, venite. Vediamo cosa posso fare. Allora, levano abbastanza, ma penso di farcela ricaricandomi la vita. Non vale 3 contro 1. Ok, ragazzi, sto pensando a come fare. Forse non ci resta che scappare, o possiamo ucciderli. Ah, dai, questo è quasi morto. Però sono un casino. Aspettate, aspettate, vado in acqua io. Mi devo ricaricare un po' di vita. In acqua avete paura, eh? Non potete farmi niente in acqua. Rosicate, rosicate, sì. E intanto devo recuperarmi un po' di vita. Se solo avessi delle pozioni di cura. Non penso di averle. Aspettate, mi metto qui. Ecco qua, posso ricaricarmi la vita. Ho anche aumentato un po' il mio recupero. Sto pensando, forse posso beccarli con l'arco in qualche modo da qui. Forse qui non riescono a raggiungermi. Aspettate che salto ancora di più. Ecco. Dove siete? Siete scappati tutti? Ah, sei qui. Dai, un'altra. La vuoi? Smettila di muoverti. Dai, ancora due, sei morto. Anzi, una. Bene, ne mancano solo due di lupi dei ghiacci. Solo due. E dopo possiamo esplorare in pace questo posto. Eccoli qua. Sono delle bestie insidiose. Molto rompiscatole. Vai, esci fuori da lì. O devo venirti a stanare io. Ecco, sulla coscia. È finita. Vabbè, freccia buggata. Bene. Ce n'è ancora uno, ma per ora non mi darò problemi. Diamo un'occhiata a questo posto. Speriamo che non ci siano dei vecchi corsari o ladri, banditi in giro. Non ho proprio voglia di affrontarli ora. Queste case sembrano tutte distrutte. Forse questa qui. Ah, uno scheletro. Villager corpse. Il corpo di un villico. Forse questa era la vecchia famiglia di Ragnar. Tutti morti, poverini. Fatemi controllare se ho attivato la quest secondaria. Sì, ok. Comunque negli scheletri non c'è niente di interessante, a parte un po' d'oro. Proviamo ad andare sulla cima di questa collina. Deve per forza essere lì la casa col cimelio. Un pozzo. Questo posto mi mette i brividi, però. Ho paura che mi arrivi un fantasma da un momento all'altro. No! Ancora due cavolo di lupi! Vabbè, ragazzi, che bello, si sono impiantati. Kill facili, facili queste. Da una parte è brutto, ma voglio sopravvivere. No! Anche un orso polare! Ma stiamo scherzando, il gioco mi sta laggando un pochettino, però. Vabbè, se uccidiamo questo, penso che siamo al sicuro. Vabbè, ragazzi, colpirlo così è fin troppo facile. Quasi quasi lo attacco. Aspettate che mi prendo la spada. Vabbè, la posso prendere con il tasto rapido. Dai, orso, a noi due. È troppo facile se sei buggato. Ah, no, no, no. Sì, però tu mi one-shotti.
E anche il lupo dalla tua non vale, allora era meglio che ti colpivo mentre eri bugato, cavolo. Aspettate ragazzi, ne devo recuperare un po' di vita, ok. Lupo, non so perché mi lagga un casino quando sono in questa stanza. Aspetta che mi allontano. No! No! Scappiamo ragazzi, non ho più vita. No! Orso! Orso cattivo! Orso cattivo! Orso cattivissimo! Ok, qua penso di essere al sicuro. No! No, vattene! Ragazzi, non ho altra opzione che fuggire. Non sono abbastanza forte per combatterlo per ora. Diamo un'occhiata per di là, forse troviamo qualcosa di utile. Ok, vediamo se c'è qualcosa qua sotto. Qua ci sono antichi resti, delle rovine. Sulla mappa, vediamo. Ecco, vedo una porta. Ci deve essere un'entrata da qualche parte. Oh, eccole qua. Gli Ajald Caverns. Le caverne di Ajald. Se già adesso era difficile con i lupi mannari e l'orso, cosa troveremo nelle caverne? Ok, ci siamo. Siamo dentro le caverne. Che posto. Va bene. D'ora in poi facciamo attenzione. Ecco un troll che si chiama Udifricte. Però io sono in alto, posso usare le frecce per colpirlo. Quante ne ho di frecce? Non lo so. Spero. 19, dai. Penso che possano bastare. Qua ci vorrà un po', ragazzi. Non posso scendere a colpirlo a mano. Tanto sta fermo a guardarmi, perfetto. Ragazzi, ho finito le frecce, devo attaccarlo all'arembaggio! Muori, troll! Lasciati venire trollato da me. No, è potentissimo, ragazzi. Vediamo cosa c'è in questo bot. Oh, frecce orchesche! Perfetto, proprio quello che mi serviva. Ora devo trovare un punto e attaccarlo da lì, perché lui è un bastardo, si ricarica la vita. Allora, ok, arco imperiale. Con queste frecce posso fargli un po' di danno, dai. Posso solo fargli un po' di danno e poi attaccarlo con la spada e con la magia della distruzione. È l'unica. Ne ho ancora 5, dai. Comunque velocizzo un po' il video con una musica epica, così viene meglio. Ok ragazzi, ce l'ho fatta. Muori troll! Muori! Troll del cavolo. Cosa aveva? Frecce orchesche, tutte le frecce che gli ho tirato addosso e solo del grasso schifoso di troll. Mamma mia. Vabbè, ce l'abbiamo fatta e questo è l'importante. È stata dura. È stata veramente dura. Questi sono i poveracci che hanno tentato di attaccarlo senza successo. Bene, anche questa è fatta. Usciamo da questa caverna maledetta. Se si può uscire. Abbiamo anche completato una quest, quella di ucciderlo. Spero non ce ne siano altri come lui, se no veramente rage quitto. Ah, questo posto è immenso, cavolo. Cos'è sto a fare? No, i rovi del ghiaccio! Vi brucio, eh! Ce ne sono un casino. Ok, ragazzi, scappo. Scappo come l'altra volta. Non posso fare niente qui. Ok, penso di concludere l'episodio qui. Se vi è piaciuto lasciate un like, commentate come al solito e noi ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!